Ciao a tutti ragazzi, io sono Xavian e vi do il benvenuto in questa nuova serie su Minecraft. In particolare vi do il benvenuto sul server creato da me e mio fratello, in particolar modo da mio fratello. Ed è totalmente moddato, quindi non sarà la tipica esperienza vanilla. Quindi sto volendo cominciare questa serie su Minecraft, magari voglio parlarne un pochettino prima di cominciare a giocare direttamente, nonostante ho un pochettino di paura che diventi notte tra poco e non è proprio il massimo. Però in generale sto volendo cominciare questa serie per spezzare un pochettino la routine che c'è attualmente nel mio canale e inoltre volevo anche condividere questo lavoro che abbiamo un po' fatto, anche perché in questo server non ci sarò soltanto io, ma ci sono già anche Stefano ed Enox, che sono già membri della community da molto tempo, e inoltre arriverà anche un altro ragazzo, cioè Clarder, che anche lui è membro della community, che magari si conosce un pochettino di meno, che però farà anche lui video all'interno di questo server. Questa serie, inoltre, ragazzi, per me è una cosa un pochettino così per passare tempo, però ovviamente sarà comunque dedicata e cercherò di costruire comunque cose che riguardino sempre l'universo Blizzard. Infatti l'ho chiamata questa serie Nexus Craft. L'avrete già visto nel titolo, probabilmente. Ok, direi che possiamo cominciare da subito. Vi parlerò un pochettino delle particolarità che ci sono in questo server. Già potrete notare che il bioma qui è un I biomi in generale qui già sono un po' differenti dal solito, questo dovrebbe ricordare un po' una palude. E in generale non sarà facile assolutamente sopravvivere dall'inizio, in quanto abbiamo utilizzato la mod Harvest Craft, Pam's Harvest Craft in particolare. In pratica con questa mod abbiamo un po' modificato i parametri del cibo, quindi questo significa che già il nutrimento non sarà per niente semplice, il cibo diciamo che non è così facile da stabilizzare, perché dovremmo prendere qualcosa di diverso dalle tipiche bistecche o cose del genere. Quindi qui già a quanto pare i ragazzi avevano fatto qualcosa, cioè sono molto più avanti rispetto a me effettivamente, mi hanno un po' detto dove sono andati a finire, quindi direi che andremo verso quella zona. Ho dovuto già fare qualche intervento perché a quanto pare abbiamo dovuto fare qualche piccolo test, tra virgolette, già da più di un mese e mezzo che questo server era in test, e quindi un pochettino adesso so come sopravvivere. Ad esempio qui abbiamo dei cespugli presi dalla mod Natura, tra parentesi voglio dirlo prima ragazzi, le mod che stiamo utilizzando sono tutte quante scritte qui sotto nella descrizione, così da non farvi dimenticare nemmeno una. Anche perché questo modpack l'abbiamo pensato per essere molto molto leggero rispetto magari ad altri, perché onestamente ci sono alcuni di noi che purtroppo non hanno dei computer ancora abbastanza potenti da reggere chissà che tipo di mod. Quindi siamo andati per una cosa molto leggera, però sicuramente non è che perché è leggera allora sarà un po' meno interessante. Ora, la questione è che si sta facendo già notte e non è proprio il massimo, ovviamente essendo che siamo in un server non posso controllarlo del tutto, nonostante io sia amministratore non approfitterò dei miei, tra virgolette, poteri, infatti sono una semplicissima modalità survival e non userò assolutamente nulla, almeno che non debba fare qualche intervento per i ragazzi. Ad esempio, l'altro giorno è successo che è spawnata una creatura voluta ovviamente da uno dei membri, era spawnata mentre che lui ovviamente stava crashando, perché a volte purtroppo ci sono dei piccoli problemi di stabilità, e in pratica ho dovuto cercare questa creatura che era spawnata all'interno di un blocco che effettivamente abbiamo cercato per un po', e di conseguenza ho dovuto fare questo piccolo tipo di intervento. Ma per il resto, come potete notare, non ho nessun livello, non ho assolutamente nulla. Quella che vedete qui, ora non mi ricordo com'è che si chiama, se non sbaglio è Mei, Nei, qualcosa del genere. Comunque, questi qua non sono oggetti che posso prendere anche cliccando o trascinando. Questi qua è soltanto la mod utilizzata per vedere un pochettino come si costruisce, ad esempio, qualcosa che non conosciamo, per vedere un pochettino che cosa c'è qui come oggetti in generale. E qui hanno lasciato, a quanto pare, i polli. Accidenti, non li sopporto. Non li sopporto questi polli per il semplice motivo che un colpetto di lag, infatti, a volte capita. Là abbiamo già una delle creature particolari, un big golem dovrebbe chiamarsi, e quello che state sentendo qui è un fantasma, non dovrebbe essere troppo aggressivo, però sicuramente questo zombie lo è, quindi direi proprio che per cominciare già dovremmo costruirci un'arma, almeno di legno. Ok, please, essere molto veloce, ok, fantastico,
Ok, con la spada di legno comunque dovremmo essere in grado di difenderci almeno un po'. Inoltre possiamo vedere gli HP dei mostri e ci sono anche un bel po' di particolarità anche sui mostri stessi, perché in pratica abbiamo anche aggiunto una mod che adesso non sto ricordando esattamente come si chiama, potrei sbagliarmi, forse Crazy Mobs o qualcosa del genere. Comunque la troverete al solito qui sotto. E in pratica i mob possono anche spawnare con delle abilità molto particolari. E ovviamente li vedremo man mano, ce n'è davvero tantissimi, quindi inutile farvi un elenco e magari farvi anche confondere. Poi abbiamo come mod anche Tinker's Construct, come potete vedere anche dal tavolo. La particolarità di questa crafting station è che praticamente le cose rimangono qui, si vedono pure in miniatura, molto molto carino. Soprattutto non è soltanto una questione estetica, ma soprattutto è molto utile se per esempio, sai, voglio costruire velocemente delle torce, si può fare pure. Comunque, siamo nella nostra zona iniziale. Quindi direi proprio che dovremmo raccogliere almeno un pochettino di legno, dopodiché spostarci verso la zona dove gli altri hanno costruito casa. Anche perché, tra virgolette, so già com'è combinata e ho visto anche un punto dove potremmo costruire la nostra base del terrore, potremmo dire così. Ovviamente non vi dico prima che tipo di struttura farò, perché sarà una cosa complicata che anch'io stesso dovrò un po' testare prima, probabilmente in creativa. Però già ho tantissime idee, sicuramente. E di certo non è male anche che sia notte in questo momento, perché vorrei affrontare zombie, nonostante io sia senza armature o no. Allora ragazzi, quello che state vedendo lì è un lupo mannaro, e quello lì sotto verde, che è appena despawnato a quanto pare, era un ogre. Purtroppo i lupi mannari non li posso affrontare assolutamente, perché anche se, cioè, anche avendo un'arma non prendono praticamente danno, almeno che non sia un'arma d'argento, quindi direi proprio che per ora voglio totalmente evitare il combattimento. Però il mio obiettivo qui sarebbe quello di andare a cercare qualche ragno. Intanto qui vediamo se questi cespugli spawnano altre bacche. A quanto pare no. Purtroppo il nostro unico cibo sarà questo per il momento. E come vedete sono costantemente in bisogno di cibo. Magari questo ragno potrebbe essermi molto utile, a parte il Mr. Creeper messo lì. Mi servirà questo ragno perché vorrei tentare di beccare qualche filo per potermi poi permettere una canna da pesca, perché qui i pesci saranno molto utili. E inoltre saranno molto utili perché Harvest Craft non rende soltanto la vita difficile, tra virgolette, potremmo dire così, perché oh, pure uno scheletro, quello è un problema. Non rende la vita soltanto difficile, ma aggiunge soprattutto delle ricette di cucina. Quindi sicuramente la questione della mancanza di cibo è soltanto una cosa iniziale. Più avanti magari cercherò di farvi vedere un po'. Ci sono tantissime ricette. Ho imparato un pochettino prima quali sono le ricette migliori, un po' più semplici da fare. Tipo il panino con il pesce e la lattuga. Sì, suona strano un panino con il pesce, però è così. Ho detto anche la lattuga perché ci sono anche degli ortaggi che potremmo trovare in giro, per ora non è proprio la nostra priorità perché non possiamo momentaneamente piantarli, anche perché ancora devo trovare un posto dove settarmi, dove piazzare un po' il tutto, quindi una base, eccetera. Allora, vorrei attaccare soltanto gli zombie e vi spiego perché sto attaccando gli zombie in particolare. Li sto attaccando perché danno la carne marcia. La carne marcia può essere essiccata e può diventare una buona fonte di cibo, almeno inizialmente. Quindi più riesco a prenderne durante questa notte, e meglio è. Sono ancora abbastanza fortunato che non abbia preso troppi danni, però la mia spada in legno purtroppo non è tanto contenta di tutti questi combattimenti, quindi direi proprio che prenderò un pochettino di cobblestone giusto per cominciare a fare almeno una spada in pietra. Devo ammettere che per ora la situazione non è per niente male, cioè non ci sono troppissimi mostri pericolosi. Sento un portale del Nether, chissà che cosa hanno combinato i ragazzi qui sotto. Perché avranno, chissà che cosa hanno combinato veramente. Avranno costruito qualcosa che si sente tutto il tempo. Ok, c'è il solito fantasma, abbastanza inquietante. Che purtroppo no, non si vede per il momento, però. Ok, vediamo. Sento qualche altro zombie. Sarebbe interessante magari affrontarlo al solito. Facciamoci intanto la spada in pietra. Perfetto. E poi faremo anche il piccone. Perfetto. Getting an upgrade. Perfetto. Direi che adesso dobbiamo continuare un pochettino a girare. Magari andare verso la zona dove troveremo anche Stefano, che è entrato prima. Ha scritto Ezeze, però non gli ho risposto perché ovviamente sto registrando. Non vorrei evitare di scrivere cose.
Quindi la zona dovrebbe essere verso questo lato se non vado troppo errato, perché comunque sono tornato di mia spontanea volontà verso la zona dello spawn per non avere nessun tipo di vantaggio, perché ok, sì, sarò anche l'amministratore, però non voglio avere vantaggi. Ah, ok. Era molto più vicino del previsto, onestamente, perché quella è casa di Stefano, la riconosco. E qui ovviamente ho beccato un punto dove c'è solo ed esclusivamente acqua, non è proprio il massimo. Quegli ogre potrebbero essere interessanti da uccidere perché possono droppare ossidiana. Non è una cosa che ho scelto io. Dovrebbero far parte della mod pack. Oh no, ho guardato un Enderman in faccia. Un errore gravissimo. com'era? Mo Creatures, ecco, dovrebbe essere questo. Adesso è un bel problema perché questo qua è particolarmente arrabbiato. Quel creeper ovviamente saltella perché è in acqua. Ok, l'unica cosa che possiamo provare a fare è cercare di ucciderlo rimanendo in acqua perché so che gli Enderman non possono. Non sopportano l'acqua. Più o meno come i gatti. Più o meno. Perché alcuni gatti gli piace l'acqua. Ovviamente c'è il creeper. No. Ok. Niente di grave, perfetto. Non ha importanza se non prendo però l'esperienza. È l'ultimo dei miei problemi. L'altra cosa che potrei fare, potrei anche cominciare a cacciare un po' di questi calamari. Perché i calamari danno anche il calamaro. Cioè si può anche cucinare anche se non è proprio una fonte di cibo granché. Cosa peggiore, i ratti danno pure la loro carne. E onestamente non è proprio carina da guardare. Però purtroppo per sopravvivere all'inizio dobbiamo fare un po' così. Ok, quindi ci avviciniamo verso la zona dove troveremo le case sia di Stefano che di Simone. Inoltre Stefano ha qui già una piantagione di alberi provenienti dal Nether. A quanto pare ci sono andati veramente alla fine. Però io ovviamente non prenderò nessun tipo di albero prima, voglio prendere tutto da me. Ok, quindi questa è casa sua. Tra parentesi, state vedendo questi teschi. Ciao Stefano. Ovviamente non c'è il PvP. Praticamente ci sono questi teschi che sono teschi di drago. Ebbene sì, abbiamo anche i draghi di Ice and Fire. Anche customizzati, ovviamente mi caccia via. No! Qui abbiamo anche un po' di copper, sarebbe il rame se non vado errato, probabilmente avrò sbagliato il comunque di Immersive Engineering, quella è, non so perché ne abbia fatte due, però c'è una casa sull'albero e una casa qui in generale di entrambi di Simone, e poi avevo già visto quella montagna che è molto particolare, come vedete i biomi sono molto molto carini, al solito qui ci sono dei polli. Sicuramente se c'è una cosa che non farò sarà costruire una farm di polli vicino a casa mia perché non voglio stare tutto il tempo a sentire il loro tutto il tempo. Comunque, avevo pensato di costruire qualcosa proprio su quella montagna. Esattamente cercherò di costruire un Nexus stile Tal'Darim. Magari poi vi metterò un'immagine per farvi capire esattamente che tipo di struttura è, però ve la farò vedere anche quando comincerò a costruirlo, perché è inutile cercare di fare chissà che cosa adesso. Allora, la nostra situazione in questo momento. Non voglio rovinare troppo il paesaggio cercando di costruire una specie di catapecchia in legno, quindi direi che per ora mi infiltrerò dentro una caverna, magari, oppure la costruirò direttamente io facendo un buchino, e direi che cercherò di stabilirmi lì. Dopodiché, da lì in poi cominceremo a pensare un po' ai piani. C'è una zebra o sbaglio? Sei una zebra di Minecraft oppure. Ah, ecco, di Mo Creatures anche tu. Quindi in realtà è tipo un cavallo. Beh, questo è interessante. Ciao! Anche se sembri quasi un lama o qualcosa del genere, tipo una scimmia, non ne ho idea. Comunque, direi proprio che è arrivato il momento di prendere un pochettino di legno. Un'altra particolarità è che abbiamo messo anche una mod per far cascare direttamente tutte le foglie e i tronchi in un colpo solo, quindi per questo ci si mette un sacco di tempo per spaccare un albero. Questo è sicuramente buono. Una quercia che mi ha dato una mela. Almeno per una volta abbiamo una mela, anche perché onestamente non ne ho mai droppate, si può dire, perché quando abbiamo testato il mondo non siamo spawnati in zone con querce, quindi praticamente è da un sacco di tempo che non vedo mele. Ok, poi qui che cosa abbiamo esattamente? Bluebells, quindi qualche tipo di fiore. Ah, eccole qua. Shaded Garden, queste qua sono le piante che contengono gli ortaggi o comunque cotone, piante in generale. Oh, patata dolce, molto bene. Abbiamo. Leek dovrebbe essere la cipollina, tipo. Questa è Spice Leaf, tipo
immagino una pianta piccante. Questa è la foglia di tè. Scaglio un altro tipo di cipolla, onestamente non so la differenza, non sono chef nulla. Dovrei tradurli direttamente per aiutarvi, però beh, non è questo il momento. Oh, parlando di caverne, ma qua abbiamo anche dell'iron, ok. Oh, ovviamente non può non esserci un creeper subito che ci guarda storti. Probabilmente cercherà anche di salire, non sono troppo lontano. Ok, quindi direi proprio che non voglio provare a costruire qui. Ok, saliamo sopra, cominciamo a costruire un po' il nostro buco. Dove andremo per il momento a vivere, proprio momentaneamente. Quell'insenatura lì mi piace. Inoltre qui c'è un bel po' di carbone, quindi potremo anche sfruttarlo per fare delle torce facilmente, così non dovremmo rimanere al buio. Dopodiché penserò a costruire veramente una cosa molto molto piccola, niente di troppo particolare, ragazzi, per il momento. Anche perché la nostra priorità, dopo che avrò costruito il buco, possiamo chiamarlo così, sarà andare a cercare un pochettino di cibo. Una fonte di cibo un po' più sostanziosa. Che non sia Stefano, in questo caso. Ok. Direi proprio che potremmo usare questo punto qui. Molto semplice. Allora, abbiamo un pochettino di legno. Direi che utilizzeremo il legno della sequoia, se non sbaglio. No. Oppure sì, non mi sto ricordando se il birch era la sequoia in questo momento. Potete correggermi tranquillamente nei commenti qui sotto perché. Diciamo che ho giocato davvero poco a Minecraft in italiano, perché preferisco in inglese. Anche perché purtroppo queste mod sono praticamente un po' tutte in inglese, quindi sfortunatamente non possiamo cambiare del tutto la lingua, però ovviamente se dovessero esserci delle cose da tradurre, cercherò di tradurle subito sul momento, anche per non farvi confondere. Ok, benissimo. Adesso un altro problema effettivamente potrebbe essere il letto, qui non abbiamo attualmente come dormire, quindi come settare il nostro punto di respawn. Quindi direi che perfetto, abbiamo un obiettivo. Oltre che andare a cercare un po' di cibo, comunque una fonte abbastanza decente, potremmo andare a cercare qualche pecora. Ok, proprio perfetto, una cosa molto piccola, accogliente più o meno. Certo, non voglio fare chissà che cosa, che non voglio, come dicevo prima, rovinare il paesaggio. Metteremo la nostra crafting station, faremo una porta, magari normale. Mi servono altri questi. Ok, altri assi di legno, perfetto. Ok, direi che adesso ci servirà qualche cassa e dopodiché cominceremo già ad esplorare un pochettino la zona per vedere se troviamo qualcosa. Non so se i ragazzi hanno trovato pecore, per qualche motivo si rifiutano di fare farm di cose utili. Però vabbè. Abbiamo abbastanza cobblestone per fare una fornace, almeno cominciamo a cucinare queste poche cose. E inoltre, giusto, abbiamo un po' di carne qui, quindi dovremmo provare a essiccarla. Purtroppo non posso fare le slab così, quindi dovrò sfruttare quest'altro legno. Ok, per fare praticamente le drying rack, che dovrebbero essere le, come le potremmo chiamare, le bacchette per far essiccare la carne, si utilizzano le slab nel modo in cui avete visto. Se non sbaglio, sì, sono di Tinker's Construct. Inoltre, in queste sbarre praticamente possiamo mettere un po' di tutto. Possiamo mettere anche degli oggetti, tanto per fare un po' di abbellimento. Starà a cliccare così e così. Ok, perfetto. Si vede anche il progresso dell'essiccamento. Non so se si dice così, onestamente. Però, ok, cominciamo a cucinare. Il ratto, onestamente, non sono proprio contento, però, ok. Metteremo i nostri ortaggi qui. Uova, cotone, abbiamo questa terracotta. Magari cercherò di fare una cassa meno differente per non confondere troppo le cose. Andiamo, questo cuciniamo i calamari. Perfetto, quindi le cose tra virgolette un po' meno utili per il momento le mettiamo qui. Questo qua è il libro di Tinker's Construct, dove praticamente c'è la spiegazione di un po' tutto quello che c'è all'interno della mod. È una cosa che spawna insieme a noi, non è una cosa che ho preso io direttamente. Quindi anche voi, se magari provate un modpack dove c'è Tinker's Construct, vi ritroverete subito questo libro. Si può volare. Ok, a quanto pare è riuscito. Sì, esattamente, ci sono anche delle creature che ci permetteranno di volare. A parte ovviamente i draghi, che ve lo dico prima, sono cavalcabili.
Caspita, avevo fatto un'altra crafting station, sono un po' stupido. Ci sono anche ovviamente altre creature, perché c'è Isenfire che sarebbero i draghi, e altre creature particolari, come il Big Golem o Ciclopi o robe del genere. E poi c'è Mo Creatures che aggiunge anche le manticore, che sono un po' particolari. Ci sono anche gli ippogrifi, ora che ci penso, quindi ci sono un sacco di creature che si possono utilizzare per svolazzare quella. Però vabbè, per il momento non è proprio la cosa che ci interessa di più. Adesso direi che dobbiamo un po' ricordare queste coordinate, quindi meno 350, meno 401, vediamo in quanto tempo le dimentico, quindi è probabile che le scriva, giusto per non perdermi. Quindi meno 350, meno 401, perfetto. E adesso andiamo un pochettino in giro. Oh, guarda, c'è un maialino. Onestamente non voglio ucciderlo perché purtroppo la porchetta non dà proprio tantissimo nutrimento. Ma questo che... Ah, un coniglietto della foresta, ok. Bolli, direi proprio che non abbiamo problemi. Ah, e qui a quanto pare in quella zona c'è un villaggio di streghe. Mi chiedo se già i ragazzi hanno fatto piazza pulita. Immagino proprio di sì, onestamente, conoscendoli. Però, vediamo se troviamo... Ah, guarda, guarda un po' che cosa c'è lì. Un albero che sta dando anche frutto. Ci sono infatti delle mele. Vediamo se sono mature, già per la loro grandezza dovrebbero essere mature. E c'è anche qualcos'altro, cosa sono questi? Avocado. Oh, sono anche maturi, quindi basta premere col click destro ed esce direttamente il frutto e non si spacca la pianta in sé, perché in generale non conviene spaccare la pianta, perché sennò è difficile che ricresca. E inoltre questo procedimento possiamo utilizzarlo anche per quando pianteremo le cose, quindi abbiamo trovato qualche mela, perfetto. E lì, lì c'è uno dei dungeons di roguelike, si chiama Roguelike Dungeons se non sbaglio esattamente la mod, sarà già stato esplorato probabilmente dai ragazzi, comunque certamente senza equipaggiamento lì dentro non ci possiamo entrare, ve lo posso assicurare, anche perché li ho un po' settati io, ho settato un po' gli spawn, ho settato i loot lì dentro, quella è stata un po' la cosa che ci è costato un botto di lavoro, perché settare i loot per cercare di renderli equilibrati non è stato proprio facile. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è in questo villaggio. Al solito sono un pochettino tentennante, che le streghe comunque sono molto forti. Però qui, onestamente, vedo questo melone e sinceramente me lo porto proprio, perché non è male avere già un po' di meloni. Certo, non è proprio il massimo come cibo, però. Ok, vediamo se possiamo trovare intanto qualcos'altro. Proseguiamo in questa direzione e sicuramente dovremo affrontare un'altra notte dove... magari dovremmo difenderci. Ok, poco poco più avanti, ragazzi, ho trovato una mucca. Ok, ma sei sola? Spero che i ragazzi non abbiano ucciso tutto lasciandoti sola. Oh, qua c'è un altro ratto, onestamente. Vieni qua, il Bear Grylls che è in me. Sei svegliato? Che mi sembrano proteine. E qua, e qua. Aspetta se sei veloce. Aspetta se sei veloce. Ok, t'ho preso, ma alla fine... Semi? Wow. Ok. Onestamente tutto più da aspettare tranne che semi. A quanto pare non ha droppato assolutamente nulla. Questo è quello che mi servirà moltissimo. Il barley. Il barley è un tipo di grano che viene sempre da natura, se non vado errato, esatto. Ed è molto utile perché ci permetterà di fare il pane molto più velocemente rispetto al solito. Perché vi sto dicendo questo? Perché per fare il pane qui, grazie ad Harvestcraft, è necessario... Oh, ha dormito Stefano, perfetto. È necessario praticamente fare tutto l'impasto, quindi è un pochettino un macello, perché non sarebbe male fare l'impasto, però purtroppo ogni volta si ci perde un sacco di tempo, perché si deve ricavare il sale si ricava dall'acqua e praticamente si deve fare il procedimento all'infinito più o meno, ed è un pochettino fastidioso da fare, quindi non è male avere questo barley che ci permette almeno di avere il pane subito per fare poi i panini. Sfortunatamente le mie riserve di cibo non sono un granché. Stavo cercando un attimo di esplorare la zona, sperando di trovare qualche pecora. Spero che ragazzi... Ah, parlando di pecore. Sì, a parte anche mio fratello che ovviamente... Ah, parlando di pecore. le hai evocate, immagino. Fantastico. Ok, quindi adesso sappiamo che ci sono. Ovviamente dovrei andare un attimo indietro in quella caverna che abbiamo visto prima, prendere il ferro e poi fare delle forbici, perché non voglio ucciderle. Magari poi più avanti le porterò più avanti.
Ed è anche interessante che abbiamo qui una quercia scura, bene. Lì c'è un'altra montagna interessante. Inoltre, da quello che ho visto, c'è anche un'isola volante praticamente nella zona dove andrò a costruire la casa io, cioè sopra quella, dopo quella montagna che abbiamo visto. Comunque, adesso ragazzi, tornerò verso la miniera, che ho visto comunque quella grotta, prenderò il ferro, farò le forbici, tornerò qui per tosare quelle pecore, farò il letto e dopodiché direi che potremmo anche concludere qui. E mentre ci siamo, prendiamo anche un tulipano per avere un po' di colore. Ok, a tra pochissimo. Va bene ragazzi, eccomi qua di ritorno. Non sono combinato proprio bene, ho perso un sacco di tempo per fare questa cosa perché il server ha avuto un pochettino di lag, sfortunatamente, ed è successo anche qualcosa con il progresso della carne essiccata. Infatti questa già doveva essere pronta, però ho dovuto un attimo rimetterli. Non so che cosa è successo esattamente, spero che non sia un bug oppure non ho idea. Comunque, abbiamo qui il nostro cotone e nel frattempo mentre ero per strada ho dovuto uccidere intanto qualche gallina, non che mi dispiaccia visto che sono abbastanza fastidiose, però considerando la mia situazione attuale direi proprio che è necessario per forza prendere anche il minimo indispensabile. Inoltre ho trovato anche qualche altra pianta, abbiamo qualche altro ortaggio, in particolare abbiamo le patate, le carote. Questa qua non è tipo la zucchina. Mi direi una fesseria, onestamente, quindi meglio evitare per ora. Forse un cetriolo o qualcosa del genere. Comunque, poi abbiamo l'arachide, l'avocado abbiamo preso prima. Winter Squash, non ho idea di che cosa sia questo. Dovrebbe essere, oh mamma mia, tipo la pannocchia o qualcosa del genere. Chili pepper, abbastanza semplice da capire che cos'è. Un altro po' di cotone e niente di che poi. Ci sono rimasti tre iron nel frattempo. Qui mangerò questo pollo. Vi faccio vedere anche di quanto aumenta. In teoria dovrebbe essere di uno e mezzo. No, di uno preciso. Fantastico, quindi proprio siamo a piedi. Però la nostra missione principale, cioè quella di andare a prendere un pochettino di cotone per fare il letto, è compiuta. Andando ho preso qualche altro colorante qui per questo cotone, anche perché voglio fare un letto differente dal tipico rosso, anche se il rosso è il mio colore, però. Ed eccolo qui, adesso lo piazziamo, magari allarghiamo un altro pochettino questo buco giusto per avere almeno un punto da dormire, qua se il server smettesse di laggare. Almeno un po', please. Ok, ecco qua, perfetto. Quindi abbiamo adesso pure il letto. Potremmo settare il nostro spawn. Ok, new spawn point has been set. Quindi a quanto pare c'è qualche modo che ci permette di settare direttamente lo spawn. Inoltre, più avanti, poi potremo farci anche dei sacchi a pelo che ci permetteranno di dormire senza resettare il nostro spawn point. Quindi, anche se siamo per dire a 10.000 blocchi di distanza da qui, non dovremmo avere grossissimi problemi. Va bene ragazzi, volevo farvi vedere onestamente la carne essiccata, effettivamente qua manca davvero poco, quindi direi che accelererò un pochettino il processo facendo un piccolissimo taglio, vi farò vedere com'è la carne essiccata e dopodiché direi che potremo concludere qui questo primo episodio dove abbiamo fatto anzi abbastanza cose utili considerando la nostra situazione. È vero che il problema del cibo rimarrà per un po' di tempo, però direi proprio che già ho qualche progetto in mente nel prossimo episodio, proprio per avere già una piccola farm almeno di questo barley, quindi grano e di altri ortaggi in generale. Quindi vediamo, dovrebbe mancare davvero poco. Infatti, esperite di nuovo il processo, quindi ho come l'impressione che ci sia qualche problema in questo punto. Quindi vabbè, vorrà dire che vi farò vedere la prossima volta quando spawna sta roba. O comunque come funziona questa carne essiccata. Mi dispiace, forse posso trovarla direttamente. Wow. A casa di Simone, mi sa che il server sta avendo problemi. Comunque, vi faccio vedere direttamente come dovrebbe diventare sta roba se magari smettesse di laggare o cose del genere. E poi potremo concludere qui l'episodio. Ok ragazzi, la carne marcia poi dovrebbe diventare così una volta essiccata. Questa qua ovviamente non voglio toccarla perché non voglio prendermi nessun tipo di vantaggio, anche se quella è una farm in generale. O magari prendo qualche bacca giusto per che in questo momento onestamente sto letteralmente morendo di fame, non ho cibo.
Poi le bacche non sono proprio il cibo più potente, quindi non lo sto, tra virgolette, citando più di tanto. Per il resto spero di poter risolvere un attimo questi piccoli problemini che ci sono sul server. E in generale direi che possiamo concludere qui definitivamente l'episodio. Spero che comunque vi intrighi un pochettino questa serie. Ovviamente ancora non ho fatto niente di troppo particolare, però come vi dicevo avremo sicuramente tempo per vedere un sacco di contenuti. Vedremo magari la costruzione che farò, anche perché io stesso sono curioso di vedere poi come uscirà fuori. E per il resto spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio da darmi fate pure, perché onestamente non sono proprio esperto del genere. E per il resto quindi vi invito a iscrivervi, a condividere il canale con i vostri amici. Inoltre vi consiglio anche di dare un'occhiata alla descrizione qui sotto, dove troverete tutte le informazioni sul server in generale, sulle mod che ci sono in questo pack, e anche le altre cose magari per contattarmi o per comunicare anche con altri della community. Molto bene, direi che per il momento da Xavian è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!